Bentrovati tutti voi in questa domenica, bentrovati a tutti coloro che partecipano oggi all'Eucaristia, bentrovati e benvenuti voi dell'Associazione dei Sordi e siamo contenti oggi di essere qui insieme, bentrovati anche tutti quelli che grazie alla televisione ci seguono e partecipano da casa. È un bentrovati che vogliamo dire però non soprattutto con le nostre parole, ma è il bentrovati che nasce dall'ascoltare la parola di Dio, dal lasciare che operi. È un po' come se oggi ci dicessimo, ci facciamo un regalo, ed è la parola del Signore, è la sua presenza nell'Eucaristia. E le letture che oggi abbiamo ascoltato, questa parola di Dio, ci parla proprio del dono della parola che corre, che si diffonde. Potremmo dirlo in questo modo, è come se la parola di Dio oggi ci dicesse lasciamo parlare Gesù, lasciamo parlare Lui. In fondo vediamo bene come il nostro mondo, ma anche la nostra vita, ha davvero bisogno della parola di Gesù. Allora lasciamo parlare Lui. E ci invita a questo proprio la scrittura che abbiamo ascoltato, la prima lettura che ci parla del profeta. A Mosè viene rivelato e viene così annunciato a tutto il popolo che Dio non fa mancare nel popolo il profeta, cioè chi porta la parola del Signore, la parola di vita di Dio. E nella pagina del Vangelo abbiamo incontrato proprio la figura di Gesù che è maestro, che insegna, che parla nel Tempio, nella sinagoga meglio. Gesù sabato nella sinagoga insegnava, dice questa pagina, insegnava come uno che ha autorità. Ma ci insegna la scrittura che abbiamo ascoltato che questa parola che corre, che si diffonde, può accadere di non sentirla. E non è questione di essere sordi, eh? Può accadere a tutti, a tutti. Può accadere che la parola di Dio non la sentiamo, non la lasciamo entrare nella nostra vita. Allora la pagina che ci parla di Mosè ci dice che talvolta noi non la ascoltiamo perché ascoltiamo altre voci, altre parole che ci sembrano più vere, più belle ed entrano nella nostra vita, ma non è la parola di Dio. Allora può accadere di non riuscire ad ascoltare perché lasciamo entrare parole che non sono vere, che non portano davvero la vita. Oppure nella pagina di Vangelo ci viene detto con la voce di questo spirito impuro che cerca di impedire a Gesù di parlare, ci viene detto che a volte noi la parola del Signore la blocchiamo, siamo noi che non riusciamo a trasmetterla, a comunicarla, a testimoniarla, e allora non si riesce a sentirla, non riusciamo a farla entrare nella nostra vita. E ripeto, siamo tutti uguali, chi ci sente con le orecchie, chi non ci sente, talvolta la parola di Dio noi non la sentiamo, non entra, non raggiunge il nostro cuore. Allora in questa domenica la scrittura che viene proclamata e che noi ascoltiamo ci dice, amico, amica, ma lascia parlare Gesù, lascia parlare Lui nella tua vita, lascia che la sua parola entri nel tuo cuore, ti accompagni. Impara a sentire davvero, impara ad ascoltare davvero la parola del Signore. E scopriamo nel Vangelo quanto è importante lasciare entrare, ascoltare davvero la parola del Signore, perché è una parola che salva. E fa proprio così Gesù con questo spirito che vuole farlo tacere. Gesù ordinò severamente: taci, esci da lui. E lo spirito impuro, straziandolo, gridando forte, uscì da lui. Ecco, la parola di Gesù, quando entra, la parola di Gesù, quando la ascoltiamo davvero,
libera, salva, purifica, porta la vita, fa vivere davvero. Per questo è importante per tutti noi, per tutti, senza distinzioni, imparare a ascoltare, a lasciare entrare davvero la parola di Gesù, perché ti salva, ti rinnova la vita, ti regala la vita. Allora dobbiamo fare proprio questa operazione. Pensate, nel nostro mondo, come dovremmo lasciare entrare davvero e ascoltare davvero la parola di pace di Gesù. Ma quanto bisogno ha il nostro mondo della pace? E quanto siamo sordi di fronte alla parola della pace? Allora lascia entrare la parola della pace di Gesù e saremo salvi. Pensate quanto nel nostro mondo ci accade di giudicarci e di non accoglierci. Talvolta le differenze tra di noi ci separano e la parola di Gesù invece ci dice che siamo fratelli, tutti fratelli, tutti con la stessa piena dignità. E pensate che se ascoltiamo davvero questa parola di Gesù, viviamo davvero da fratelli. Ci accogliamo tutti, cambia la vita. Oppure ancora un ultimo esempio, pensate talvolta quanto è difficile perdonarci, lasciare andare le ferite che altri ci fanno e arrivare al perdono, facciamo fatica. Ma se noi sentissimo davvero la parola di Gesù che ci dice che dobbiamo perdonare 70 volte 7, cioè sempre, ma se la parola del perdono entra nella nostra vita, ci fa vivere, ci regala serenità, cambia la vita. Allora, amici, spesso di fronte alla parola di Dio siamo tutti sordi. E allora la parola di Dio deve entrare, spaccare il timpano e entrare nel cuore, cambiarci davvero, salvarci. Allora provate a pensare di quale parola avete bisogno oggi perché questo dono del Signore ti salvi. Per noi oggi potrebbe essere quella parola che ci porta consolazione, quella parola che ci porta incoraggiamento, quella parola che ci invita a vedere in modo rinnovato gli altri, quella parola che ci fa noi costruttori di pace. Ecco, c'è una parola che può entrare nella tua vita e ti salva. Oggi la parola di Dio ci dice questo. Gesù ti vuole regalare quella parola che ti salva. Ascoltala, lasciala entrare nel tuo cuore, nella tua vita. E potremo davvero incontrare Gesù Maestro. Ed è Gesù che salva, Gesù che ama. Siamo così, discepoli del Signore che ci parla, ci accompagna e dona a tutti noi la vita vera.